Villette, locali e pubblici esercizi. L'ondata di furti che ultimamente ha colpito Chioggia dimostra che si tratta di professionisti in grado di eludere dispositivi elettronici e di rimuovere infissi quasi inamovibili. L'allarme si sta diffondendo, tanto che il sindaco Giuseppe Casson chiede maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo, dice, stare con le mani in mano. Sussurrare a un cavallo può aiutare a sviluppare la propria leadership all'interno dell'azienda. Non è uno scherzo, fa parte degli insegnamenti praticati da una società di Montebelluna che realizza originali percorsi formativi. I manager devono imparare a comportarsi esattamente come fanno i cavalli, che vivono in branchi in perfetta armonia, ognuno con un ruolo preciso. Si imbucano al matrimonio e rubano le buste coi soldi, i regali e anche qualche bomboniera. È successo a Monselice, al castello di Lispida, dove due sposini stavano festeggiando le nozze con amici e parenti. Per puro caso, un invitato ha sorpreso i ladri con le mani nel sacco. Si tratta di due pregiudicati di Monselice, prontamente arrestati dai carabinieri, ma già a piede libero.